qua, io invece erano gli amici di mio figlio che sono andato appunto a casa dove avevo suonato il campanello per chiamare mio figlio che era in casa e risposto per qualche anno, casino. Però adesso si riprovano nonostante tutto. Cioè, comunque, secondo me si è invitato gli amici perché dovevano rientrare alle 9:05. Doveva già essere partito da casa questo. Voi sapete cosa sapete del caso Comodo? Comodo. I certificati sono stati rilasciati senza controllo, diciamo, questa volta ha invitato un meglio. Un ente certificatore non è stato molto bravo a tutelare la propria sicurezza e quindi ci sono dei certificati rilasciati da Comodo e c'è un cracker, diciamolo bene, come la Gabanelli che ha fatto un po' di casino, è un cracker che è di sufficiente persiano che è riuscito a prendere il database dei certificati, è un bellissimo Microsoft SQL. Io per vedere che cos'era mi sono tirato giù i dati, effettivamente c'è cioè un database di chiavi pubbliche, poi non so, io non le ho provate a vedere se è anche quello ufficiale o no, se io con studio sicurezza avevo preso con un database di chiavi, dico sto studiando se è vero. Se vengo preso a toccare qualcuno per vedere se è vero, no, così dovrei prima telefonare all'azienda, prendere il contatto ufficiale con l'azienda per dire aspetta che provo, questo ovviamente non ho tempo di farlo. Sì, quindi ci sono un tot di siti in giro che appaiono HTTPS tranquilli, che in realtà usano delle chiavi di Comodo. Comodo è uno di quegli enti certificatori, quindi è una di quelle chiavi che magari i browser hanno a bordo e il gioco è finito, perché occorre anche aggiornare il browser. Se avete una distribuzione questo è facile, basta fare l'aggiornamento e vengono aggiornate le blacklist delle chiavi e a quel punto questo attacco così. Però mi è un po' dispiaciuto domenica sera per parlare di tante cose. Mi è sembrata, se non inesatta, incompleta quella trasmissione fatta da Gabanelli. Ma chi l'ha vista? Comunque, ha parlato della libertà di rete, ha secondo me insistito troppo poco sul fatto che i contenuti liberi esistano. Sì. Adesso cita è passato Liberliber, è passato Wikipedia, ora si chiama Freddy, la presidentessa dell'Italia. Poi il mio suono mi ha fatto sorridere che c'era, l'avete visto quel filmato di Wikimedia su come si fanno le pagine? Che mi ha fatto molto bene, la fa un Cristian Biasco, che è un ragazzo di origine svizzera che attualmente vive a Bologna. Ha fatto delle bellissime opere come il videoblog sulla virgolette, proprietà intellettuale virgolette, conosciamo la carta, ve l'ho già raccontato, sicuramente ricorderete che ho detto che ha lui e sua moglie Francesca Ferri ha un gusto particolare per scegliere i nomi dei figli. Il figlio lo ha chiamato Olmo, che non è un nome così comune, Olmo.
almeno quello quando ci incontriamo non abbiamo più problemi, abbiamo un gioco di vini. Non sapere come chiamare i figli perché si chiamano tutti nello stesso modo, tutti qua. Allora, giornata delle esercizi, sicuramente lei è nata che quando mi avevo trovato detto che facciamo lezione, facciamo un po' di call per esercizi. Ecco, ha ragione, prima studiamo tutti i teorici, poi facciamo esercizi. Prego. Mi dica la slide e ho iniziato. Vediamo se basta, se no grazie. Quindi file system. Sia l'uno poi l'altro, cioè il primo
ce l'ho alle spalle, ma penso che l'ICA lo togliamo da quelle lingue perché è un fatto. E in più deve separare, allocare un blocco libero e copiare e use maggiore di uno. In quel caso qua, cioè io credo cosa faccio? Dirò a un puntatore, cioè, se io ora vado a leggere due file, io leggerei quel blocco identico da tutti e due file, perché ovviamente tutterebbero lo stesso blocco, ma questo è sbagliato perché quando poi vado a cancellare uno dei due file vado a nominare il libero blocco invece il blocco sfruttato dall'altro, perché il sistema non prevede condivisione al blocco. Allora cosa faccio? Preservo la coerenza, copio il valore del blocco in un altro blocco libero e in uno dei due dirotto al nuovo blocco dove sono stati copiati i dati il puntatore che ne ha iniziato. Ma ho preservato solo la coerenza, i dati sono certamente sbagliati in almeno uno dei due, perché è successo un problema monte. Cosa è successo? Per esempio, il blocco è stato falsamente dichiarato libero e non ce ne siamo accorti che il sistema ha continuato a funzionare, quindi è stato allocato dall'altro, il secondo ha scritto i suoi dati ma ha sovrascritto rovinando i dati del primo. Ok? Questa è la situazione. Altri problemi teorici? Sì. Allora, allora, come prima cosa vorrei chiedere una cosa relativa alla alla verifica se un algoritmo stacca o no, portando il controesempio. Bisogna controllare se gli n blocchi sono sottinsieme degli n più 1 blocchi. Quindi deve costruire una sequenza, lì ne basta una, sì, una stringa di riferimento, dove in un tempo si va a vedere e ci deve essere almeno una pagina che sta nella configurazione n-1 frame o n frame che non c'è in quella n più 1 e quindi non c'è insieme. Però cioè, mi è venuto il dubbio perché comunque nella parte n saranno comunque presenti tutti gli elementi recenti che sono stati scritti quindi, e che saranno presenti anche nell'n più 1. Cioè, io prendiamo provo... FIFO. Ecco, sì. Prendiamo FIFO. Vogliamo fare un controesempio per FIFO. Quindi prendiamo 3, 4, all'inizio ci interessa poco. Ok, quindi a questo punto per bisogna trovare la maniera per fare in modo, qui ancora sembra stack, ma dobbiamo fare in modo che qualcosa ci sia qua e non ci sia più lì. Come si può fare? Vediamo se avete idee. Come si può fare a fare in modo che ce ne sia uno in quello a 3 e non più in quello a 4? Dov'è che si differenziano questi due? Per esempio, se qui vado a mettere 1, perché adesso dobbiamo cercare in page fault di differenziarli. Sì. Se vado a mettere qua 1, qua c'è page fault e qua no. Ok? E quindi qua verrebbe, tornerebbe 1, 2, 3 e qua avrei 1, 2, 3, 4. No, scusate, 4, 1, 3. 4, 1, 3.
e qua verrebbe 1, 2, 3, 4 1 rimane 1, 2, 3, 4 ci vuole che ce ne sia uno qua che non ci sia lì e okay. Quindi intanto il primo pensiero che viene è 4 non basta, ne forse la più furbo fare 2, 3 ma 2, 3 sembra sempre di fare i furbi. Quindi dobbiamo mettere il 5, ma lo dobbiamo mettere in modo furbesco che il 5 sparisca qua e rimanga qua. Perché ovviamente qua è 7 e 4, se io continuo a fare 1, 2, 3, 4 non sparisce nessuno, certo. Per intendersi, quindi il 5 ci vuole. Certo. Quindi, per far sparire il 5, ok? Qui proviamo a metterlo 5, quindi qui 5 viene 4, 5 e 3, perché era l'altro posto di 2. E qui viene 5, 2. 3, 4, corretto? Sì. Allora, a questo punto, il 5 deve rimanere qua e deve sparire di qua, oppure anche il 2, 3, 4 deve, uno di questi deve sparire di qua. Per esempio il prossimo che qua sparirebbe è il 2, ok? E qua non c'è, però quindi qua devo mettere qualcosa che non c'è, quindi proviamo a mettere l'uno. L'uno qua fa sparire il 2, però deve essere qua, non c'è. Qui c'è il 3, il 3 può essere ad esempio, da lasciarlo qua e farlo sparire qua. Perché il 2 manca, dobbiamo fare. 3 e 4 sono gli esempi che ci sono comodi per fare prima per non arrivare al 5. Dobbiamo far sparire il 3 e 4 da qua. Quindi se noi proviamo, facciamo delle prove tanto per capire come. Quindi a questo punto è 5, 1, 3, 4, dico bene? Sì, sì. Se qua faccio 1, questa volta qui dove sono arrivato? Qua 4, 5, 1 4, 5, 1 A questo punto qui mi sparirebbe il 4 e qua sparirebbe il 3. Però ovviamente ci vuole qualcosa perché faccia come facciamo? Dobbiamo qua tenere uno di questi e farlo sparire da qua. In questo momento mi sparirebbe il 3. Mi sparirebbe il 3. Quindi che posso metterci qua? Qua sicuro, siccome sono 5 e sono 4, qua rimanente in spot, devo usare il rimanente, che in questo momento sarebbe il 2. Solo che se continuo, quindi se no dovrei fare in modo che qua non faccio che spot, quindi qui posso scegliere anche il 3. Quindi se qua metto 3,
4, 5, 3. E a questo punto dovrei trovare la maniera di 4, 5, 3. Forse non bastano 5. Cosa? No, è molto. Sì. 3, 5, 1, hai ragione. A questo punto, perché forse non bastano 5, perché il problema è che qua tutte le volte per tenere anche il sconto, allora, siamo a un certo punto in cui, ok, 4, questo è sotto insieme, vogliamo passare a un'altra situazione in cui non lo è più, ok? Quindi occorre, per fare questo, che io scelga un elemento con 4 e 5 pagine. Io per qui ho scelta di 2 e qua ho scelta di 1, ma non mi viene l'esempio. Facciamo di non perdere tempo, che lo faccio con calma e ve lo porto, okay. Quando non vengono le cose, meglio non perdere tempo a lezione. E qualcuno nel frattempo ha qualche idea, vuole portare le idee, sono gradite. Sì. Poi avrei un'altra domanda per quanto riguarda la gestione con gli time slice di input-output. Sì. Se ad esempio un processo ha finito la sua computazione di I.O. E dopo deve eseguire, ha finito la sua esecuzione in CPU, e poi dopo il comando successivo è quello di I.O. Sì. Viene comunque eseguito alla fine di quel time slice, o bisogna aspettare che questo processo venga attivato di nuovo? No, quando... Ah, perché lei dice che l'input output viene esattamente, esatto, alla fine. Anche questo è una funzione scelta, perché nel mondo reale o l'interrupt che è arrivato prima che facesse l'istruzione di input output, o l'interrupt... cioè, per fare input output chiede un assistant call. Quale trap avviene prima? Non possono avvenire contemporaneamente. Quindi in quel caso decidete voi che cosa volete fare e attuatelo coerentemente, perché è semplicemente un problema della semplificazione didattica, non è un problema del sistema reale. Ok. Poi un'ultima domanda breve, teorica. Cioè, io avevo disegnato così un grafo di Holt per un esercizio, però mi chiedevo se questo grafo era corretto da un punto di vista. Cos'è il pallino dentro? Una risorsa zero, libera? Zero, vuol dire che non ci sono risorse libere. Ah, zero? Sì. Sì, è corretto. Il problema è che non potrò mai essere soddisfatto. Sì, infatti. Cioè, non ci sono risorse sufficienti per le richieste. No, il numero di richieste deve essere sempre inferiore. Sì. Infatti, al massimo di risorse disponibili, se no. Infatti la domanda dell'esercizio era trovare comunque un grafo. È impossibile. Sì, certo. Perché in due lascia le risorse, e lì c'è il max, con due la domanda è di tre, e quindi si blocca la possibilità. Quindi se vuole lo può anche scrivere, però sì, così sì. Ovviamente troverà un tetro naturale. Sì. Perché la domanda appunto dell'esercizio era di trovare una situazione in cui in due mosse si aveva un caso di deadlock, e io ho fornito questa risposta. Allora, il problema è che due mosse da... No.
se questo è il risultato di un grafo di Nello, scusa, di un grafo di Holt precedente che ha due mosse nel senso che lei ha aggiunto queste richieste. Sì. Vabbè, è un caso particolare perché se sì, sicuramente l'avrei segnato come un escamotage. È ovvio che volete mandare in detto qualsiasi sistema, avete n risorse, il processo it mi chiede 2n e vai a mettere un po', sarebbe meglio trovare degli esempi che non portino a questo, che non abbiano questo. E questo è una scorciatoia per fare dei casi reali. Cioè, il numero massimo di richieste di un processo non dovrebbe essere il massimo che c'è. Sì. Ed è quello che ha dato la definizione, che il numero massimo è quello, oppure dite che sta succedendo il livello per poco. Non ha senso dal punto di vista strutturale. Poi vedete voi se considerate il caso. Vi dai questo caso di una cosa che può, è una teoria logica, può aggiungere un teorema o inclusi un assioma per dire quel caso non tocchiamo per nulla, oppure può lasciare il caso e dire quello che è un caso di errore. Delle due non ha fatto lei. Allora, per avere un deadlock, quelli normali, occorre due risorse e due processi. Questo è il caso minimo per avere deadlock. Poi, se togliete questo caso, diciamo, limiti, anomalo, qui non è che chiediate che ognuno chieda più risorse di quelle che esistono, non esiste un né una. Ora, siccome sapete la teoria dei not, per allargare il grafo, uno potrebbe fare anche il furbo, infatti la parola di aver detto di grafo compito, grafo forse è una delle versioni perché è quello dell'esercizio scritto in più SAS. C'è lo scritto connesso, che se no uno dice quanti passi di riduzione? 2. E questo è grafo di volto, faccio 2 passi di riduzione e poi c'è. Ok, quindi, vabbè, non facciamo il grafo connesso. Per il grafo connesso, ovviamente non andiamo a connetterci con frecce uscenti dalle risorse esistenti, perché se no ci rompiamo il tempo, rompiamo il notto. Quindi se volete potete avere questi processi che hanno altre risorse, e per esempio un processo ha sicuramente per allargare il grafo occorre almeno un altro processo, perché siccome
siccome dobbiamo ridurre, occorre un processo, perché questi non saranno riducibili. E abbiamo detto ridurre due volte, quindi almeno due processi più di quelli, quindi almeno due processi è quattro. Ora, i processi a chi li possiamo attaccare? Li possiamo attaccare alle risorse, ma alle risorse non possiamo mettere frecce uscenti, perché se avessero delle risorse allocate le restituirebbero e sopprimerebbero il debito. Quindi dovremmo mettere frecce entrate, ma allora non sarebbe riducibile. Ok? Allora occorre almeno un'altra risorsa. E quindi questo è il grafo minimo. Perché non potete così riducibile due volte, restituite due risorse di queste, ma chi se ne frega, perché quello che sta aspettando altro. Quindi lo metto da una parte in questo modo. C'è il deficit. Siccome che coinvolge minimo due processi. Occorre fare due passi di riduzione, quindi occorre almeno altri due processi, quindi uno dei processi minimo. Dove entrano questi processi? Il processo non si può toccare perché abbiamo più partito. Dobbiamo toccare le risorse. Se non attacchiamo le risorse attuali con dei processi di richiesta, non è riducibile. Se le facesse delle frecce di assistimento, non più il merito perché è rotto il notte. Allora devo fare. No, scusate, questa è ovviamente nell'altro senso. Ok, perché solo una risorsa di tempo. Quello è anche una risorsa di quel tipo lì, ma non è che interessi molto al gioco. Quindi questo rilascia la risorsa, quindi non posso attaccare questo alle risorse. Oppure una risorsa in più per collegarlo di nuovo a uno dei processi di gioco. Prego. Con due risorse? Sì. Cioè con due soli tipi di risorse? Ma non è che far vedere, vediamo. Ok? Sì, sì, sono curioso. Va bene. Uno dice, ma perché
c'è una risorsa in più, c'è una risorsa in meno. Sono diverse le condizioni al contorno, sono diverse l'ambito in cui l'esercizio non lo chiariva, hai fatto un ragionamento ponendoti in un ambito specifico, hai fatto un ragionamento corretto. Quindi non ho rapporto del ragionamento corretto. Tanto poi che nella vita non è che vi chiedano di trovare il numerello che era chiuso miracolosamente nella parentesi quadro del libro. Avete dei problemi e dovete fare dei ragionamenti e dare delle risposte. Lassù. Non era ben chiaro il funzionamento delle false excavabenti. Delle false excavabenti? Allora, è possibile, esistono due system call nuove che si chiamano capget e capset, che servono per settare o leggere le capability attuali. Le capability vengono date in tre insiemi. L'insieme delle capability attuali attive, l'insieme delle capability potenziali, chiamiamolo così, l'insieme delle capability ereditabili. Quando uno è veramente root, può settare tutto quello che vuole. Una volta che ha settato e fa il change user e quindi diventa un utente normale ma con capability, entra in gioco la capability, no? Perché a quel punto esiste un processo che può fare kill dei processi degli altri perché gli è stata data quella capability, ma per esempio ce l'ha sì, ce l'ha, però non la vuole, non vuole che i processi fini ce l'abbiano. Basta solo che la tolga quelle ereditabili e tutte le volte che fa fork non, gli altri non ereditano. Questo consente, per esempio, come dicevo, di fare dei web server che operano come utente www.data, guarda caso, e aprono porto 80. Perché gli è stata data la possibilità di aprire porto 80 precedentemente, oppure è un processo utente sì, potrebbero essere usate le capability, mi risulta che lì attualmente non siano usate, che ha una nice, un livello di priorità minore di 0. Per esempio il server X va a priorità meno 11. Perché? Perché se avete un'interfaccia grafica, a nessuno piace che il tracciamento del mouse venga ritardato, vada statico per colpa di carico del sistema. Allora quello prende priorità più alta rispetto ai processi del sistema. Ai processi, scusate, degli utenti del sistema. Precedentemente e attualmente mi risulta ancora X, come fanno? Sono dei processi set user ID che fanno queste poche cose e poi tornano a lavorare con l'utente. È vero che il processo stesso non, a quel punto non è pericoloso per me, lavora con l'utente, però è vero che l'eseguibile è protetto, occorre diventare root per cambiare quell'eseguibile, bla bla, ma è bene che ci siano meno eseguibili status che è possibile, perché il bug è sempre in agguato, la probabilità di avere un incidente dipende anche da che attenzione è stata data alle potenziali fonti di incidente presenti nel sistema. Quindi se si riducono e fai set user ID, se non c'è bisogno di far diventare set user ID root sopra per prendere porto 80, vuol dire che al massimo un altro succedesse il bug, si può aprire la porta 22. Ma non può andare a cambiare il blocco per intenderci.
il grado di pericolosità dell'incidente è molto diverso. Ancora prego. Scusi. Se non sono agli esercizi. No, sì. Ma teorica. Allora prima sono una teorica. Ah, non ho capito bene, per esempio quando dice un certo numero di esercizi vengono fatti sul suo. Allora, se il kernel multithread ammette supporto multithread, il kernel separa il concetto del processo dal concetto del thread. Il processo diventa solo il proprietario. E quello è il tipico movimento del suonatore di batteria. Il processo diventa solo il detentore proprietario delle risorse, invece tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione, quelle che saranno poi per fermare l'esecuzione, fare la fotografia del processo e risvegliarla dopo, quelli di mente a estrarre, quindi è gerarchica la cosa. Cioè, un processo, ogni processo più thread è lo scheduler della, del sistema operativo, quello del kernel, schedula il thread, non più i processi. Non è solo modo di fare il thread. Lei può fare una libreria e creare nel suo processo, che viene visto dal kernel come processo, più thread. Perché? Perché quando il kernel dà il controllo, lei ha più parti di istruzione concorrente e ha tutti i scheduler all'interno del processo fatto da lei, che dice ora va avanti questa parte, fermati tu, avanti quell'altro e così via. Ok. E questi sono i due casi estremi. È possibile fare un caso misto. Quindi lei ha una libreria che fa dello scheduler interno, ma non lo fa assegnando di volta in volta il suo thread a livello di libreria il controllo di un solo flusso esecutivo, ma anche il kernel, e quindi le dà n thread concorrenti del kernel, e poi lei ma all'interno di questo thread fa andare n maggiore di n thread a livello utente, quindi c'è sia la libreria sia il kernel che fanno un thread. Ok, quindi ci sono i tre modelli, solo che solo la libreria 1 1 1 n, ci sono vari modi per chiamarlo, perfetto, questo teorica ancora. Io ho soltanto una curiosità, quindi il sistema operativo Linux ha una gestione delle priorità statica? Cioè, dal punto di vista esterno sì, però il kernel ha dei trucchi interni per privilegiare alcuni processi rispetto agli altri. Quella che viene vista dall'utente, quella che è stabilita con NICE, la stabilita rimane quella fino a quando va cambiata, ma in realtà lo scheduler ha misura determinati parametri, se ha usato un CPU o meno la CPU, e sceglie in base a varie politiche. Okay. Ancora teorico? Andiamo sulle docenze, sono prima lui. 11 febbraio 2011. Allora proprio recentissimo. Grazie.
Domande di teorie non chiedo mai, come so che non avete, chiedo scusa, a disposizione la documentazione, non chiedo mai cose che richiedano la ricordo mnemonico di sintassi, concetti, qual è il concetto di un for, di un exec, qual è il concetto di un segnale, cosa significa un segnale, poi la sintassi delle singole system call, se non ve la ricordate non succede niente, perché nella vita quotidiana avete fate male. Certo è che se non conoscete l'idea della fork è difficile che andiate anche cercando nel manuale ad avere, ok, dovete studiare da capo se non riuscite ad essere efficienti sullo stesso. Sì, c'è tutto, cioè. Però a livello di concetto, come pure le capability di cui parlavamo prima. Ok? Allora, qua sono ormai da 16 kilobyte inizialmente, interamente non hanno fatto. Lo scale 1 è una sola sequenza della funzione della funzione che contemporaneamente se giustizia mediante trasformazione comprende 4K provoca una perdita di stato per frammentazione interna da 4K in totale. Se giustizia mediante trasformazione dinamica con ogni politica di allocazione generi una perdita di spazio per frammentazione esterna sempre di 4K. Bellissimo. Qualcuno l'ha fatto? Allora, è chiaro il testo di quel tempo? Abbiamo una memoria da 16K. Cosa dobbiamo andare a fare? Allocare, deallocare processi. Esempio con la coordinazione allochiamo processi, alla fine dobbiamo avere delle pagine parzialmente occupate, la somma degli spazi utilizzati, frammentazione interna, deve essere 4K. La stessa sequenza di allocazioni e delle attuazioni, ok? Per qualsiasi algoritmo di allocazione deve qua non ho più le pagine, alla fine in qualche modo esistono le pagine, dei frame, deve fare sempre 4K. Come si fa? Quali sono le idee? Quindi le stesse identiche pagine allocate due
modalità. Le stesse processi. Sì, le stesse processi con le stesse occupazioni che iniziano e lasciano. Ok. Ma a me viene in mente questo. Vediamo se funziona. Se come prima devo ripensarci. Se io prendo A 4K, B 4K, C 4K, D 4K, così in entrambi i modi riempio tutte le memorie. Poi termino B e faccio partire C 3K. Anzi, termino A e così risulta più bello il disegno. Poi scusate, E 3K. Poi termino C e faccio partire F. Allora mi frega. Andiamo a vedere, poi correggiamo il problema. Allora prendiamo la 4, ok? Equivalente per fare la pagina
un'azione per due frame. Se fa meglio fin da subito con una BGD a 3K non si avrebbe comunque lo stesso risultato. No. Secondo me no, però vediamo. No, quindi se lei fa 3K ha fatto la fascinazione ha lo stesso risultato. La fermentazione gli arriverebbe 3, 6, 9. E dopo ce le rimane comunque la 3K. Quella non è fermentazione, è un po' solo. Per esserci frammentazione occorre che lo spazio libero sia diviso. D'altronde, com'è che si combatte la frammentazione esterna? Con la compattazione. Lì la compattazione non le farebbe niente, è già compattato. Quindi quello le dice che non c'è frammentazione esterna. Ok? Questo ce l'ho fatto. 30 giugno 2003 30 giugno 2003 io devo ricordarmi i giorni che faccio esercizi di non metterci i jeans scuri ma mettermi i jeans blu perché il gesso ha minore effetto sui jeans blu. Allora 30 giugno 2007 questo è bellissimo. E me ne ho anche parlato. Se lato un sistema con fascinazione e segmentazione e se lato un indirizzo eventuale U a segmento S. Tale che V più 1, cioè la voce successiva, appartenga al segmento S' diverso da S. Cioè, siamo nella situazione che avvicina alla frontiera, come metto 20 miglia, e abbiamo una voce di qua e la successiva è nel segmento successivo, nel segmento diverso. Può succedere che voti per il se è raro o è comune? In quale occasione accade? Viceversa, la stessa cosa, ma abbiamo la pagina. P e qui il primo. La situazione è sempre identica, ma in realtà non lo è. Perché? Com'è la situazione? Com'è fatto lo spazio? Com'è diviso lo spazio di indirizzamento? Logico dei processi. Lo spazio di indirizzamento logico dei processi, ve l'ho fatto questo schermo con una lavagna, avete dall'indirizzo 0 all'indirizzo massimo.
per una macchina 32 bit da 0 a 4 giga per esempio. Qui dentro sono questo spazio diviso in grandi aree chiamate segmenti, vabbè alcune vengono 5 ma in realtà saranno 8, 16 per una potenza bassa dei due. Dentro i segmenti e i segmenti occupano inizialmente nemmeno occupato una parte, questo può essere il segmento testo, verrà memorizzato il testo del programma per quanto è lungo. Seconda parte qui si trova il segmento di confronto. Questa è l'area occupata del primo segmento. Qui all'interno lo spazio dei segmenti è suddiviso in pagine, ma la divisione in pagine è fatta semplicemente tagliando a fette lo spazio di indirizzamento. Quindi partiamo dalle pagine. È possibile che l'indirizzo successivo all'ultimo di una pagina sia il primo della pagina successiva? Sì, è comunissimo. In tutte queste pagine, se noi qua ampliamo questa parte qua, l'indirizzo precedente al primo di una pagina è il primo della successiva. L'unico caso in cui non c'è la pagina dopo è l'ultimo del segmento. Quindi partiamo dalla seconda, è possibile, sì, è un caso molto comune, accade quasi sempre tranne alla fine dello spazio allocato all'interno del segmento. Invece, perché il segmento l'indirizzo successivo alla fine di un segmento appartenga al segmento successivo, l'unico caso sarebbe di avere un segmento completamente allocato, che è un po' poco comune, okay. Oppure se volete un caso c'è, ma è raro, ma ad esempio. E se tutte le segmenti vengono allocate al contrario, dal fondo al ritroso, quindi se noi abbiamo la vicinanza di un segmento stack con un segmento dati, in quel caso perché va a capitare? Ok? Perché il segmento stack è allocato al contrario. Ok? Questo era il ragionamento da fare per rispondere a questa domanda. Prego. Un esercizio dell'8 settembre 2010. Tutti a casa. 8 settembre 1943. Data. Cosa è successo? L'armistizio. Quello che cambiò è lo spartiacque fra le due parti della seconda guerra mondiale, no? Badoglio, la Repubblica di Salò al nord. Ragazzi, siamo mica qui a pettinare le bande, no? Anche la storia. Allora, 8 settembre 2010. Grazie.
dovete avere cultura, sennò da grande poi finite che fate i politici. Allora, che non sanno, festeggiano l'unità militare, non sanno neanche se cosa stanno festeggiando. Che dicono che l'era dei due monti è perché i due monti erano nel nord e sud Italia. Esercizio numero 1. Ok, questo è un esercizio tipico che vi fa analizzare un programma e vi chiede di capire quali sono le stringhe di riferimento che questo programma genera. Andiamo a vedere. Il codice è caricato nella pagina 10, che la pagina è 2K e che i dati tutti globali sono caricati a partire dalla pagina 20. Quindi noi abbiamo codice pagina 10, poi a pagina 20 cominciamo a vedere i dati, sono 5 questa data 0, questa data 1 bla bla fino a data 4, questa temp, ecco giù che cosa ci sta nella pagina 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ci sono i agenti, anche loro poverini stanno in memoria da qualche parte, e siccome tutte le variabili di prima prendono un'intera pagina, i EJ andranno nella pagina successiva. Allora, andiamo a vedere cosa fa questo Bubblesoft. Allora, per poter essere eseguito dovrà leggere quel codice di quel foro. Sì, scusi, faccio una domanda perché avevo parlato a fare l'esercizio. Quindi bisognava assumere che comunque che i numeri I e J fossero una pagina di memoria, perché avevo pensato eventualmente che fossero caricati come valori all'interno del processore e che quindi si potessero anche non considerare come pagina di memoria. Il problema è che i dati non dice che sono i registri. In altri esercizi ci ho scritto queste variabili sono nei registri. Ho capito. Okay. Allora, per prima cosa c'è scritto fuori e quindi bisogna leggere i dati, ok? Poi c'è accede a I e quindi I è nella 26. Poi se volete questo può essere ripetuto più volte. Facciamolo come espressione regolare, perché per fare for ci saranno degli statement assembly che caricano I, che fa un passo avanti, confrontano I con se maggiore di 0. Poi devi fare il for più interno,
teniamo conto che quel bubble spot fa per EJ funziona per i e J zero zero uno due tre uno due tre decrementa da 3 io qua da 4 se quindi arriva 3 poi 3 0 1 2 2 0 1 1 0 e poi basta, ok, questi sono i vari cicli che farà quello che serve. Quindi la sequenza di riferimento è 10-26. Il secondo for fa sempre 10-26-10-26. Mm-hmm. Poi a questo punto abbiamo il confronto. Fatto casino, no.
no. Qui ci caschiamo perché hai sbagliato l'indice. Cioè. Allora. È sbagliato l'indice. Per quando I vale 4, ok? L'indice di delta va da 0 a 4. Non esiste delta di 5. Se I vale 4, il bubble sort, se si ferma J minore, tra l'altro, no, sto facendo i conti sbagliati, perché il peso è più 1, qui vale 0 in questo momento, non vale, allora il problema è qua, queste sono 20 e allora adesso torna, perché comunque ricordiamo quello, quando I vale 4, cioè I al massimo vale 3 e quindi confronto 4 con 3, va bene, no è giusto. Allora, qui attualmente dobbiamo fare quello che poi la faccio rotina, dobbiamo leggere l'utenza di J, per leggere l'utenza di J leggiamo. Leggiamo J e leggiamo delta che in questo momento è di 0, quindi 20. Quello dobbiamo mettere in tempo che sta in 5. Poi dobbiamo leggere 10, 26, 21 e mettere in 10, 26, 20. Poi dobbiamo leggere 10, 25 e lo dobbiamo mettere in 10, 26, 21. Questa è la stringa, ok? Qui c'è scritto accedo al codice, accedo all'indice J e accedo a delta di 0 e quindi lo leggo e lo scrivo, quindi accedo al codice, questo è temp. Codice per accedere tramite J e accedo al 21, codice accedo tramite J e accedo al 20, codice accedo a temp, codice accedo all'indice J e scrivo sul 21, quindi all'indice 1 e così via, quindi questo diventerà uguale, ma al posto di avere sarà 10,26 più volte, sarà 10,26 21, 10,26 22, la stessa cosa con 21, 22. Per srotolare tutto questo per rifacendo, quelle che cambiano sono questo, questo. Quelle cerchiate sono quelle che cambiano. Qui abbiamo zero, uno, 1, 2, 2, 3, 3, 4, poi torniamo da capo, 0, 1, ok? Una cosa, per ogni interazione del ciclo forte dobbiamo ripetere anche il primo corpo, 10, 26? Sì, perché per fare for dovete fare le cose. Qual è il numero massimo, il numero minimo di page fault per una bubble sort quando viene eseguito su un sistema teorico con 5 frame che usa l'algoritmo min? Allora, usando min qua si nota immediatamente che 10,26 non escono mai di memoria perché sono sempre acceduti e occorre prendere questo e darne diciamo una rappresentazione più compatta facendo questa assunzione che 10
e 26 siccome continuano ad essere acceduti, rimangono nei primi due frame. Quindi la logica in cui è posto 10-26, per un certo senso che 26 dall'inizio prendono i primi due frame, non si spostano più. Noi abbiamo 3 frame per farci stare, per farlo per dove devono alternarsi gli altri 5, gli altri 5. Quindi noi abbiamo, cosa cambia nei vari casi stavolta? Non cambia la stega dei riferimenti, cambia perché cambia il fatto se l'insieme è ordinato, no, poco una discussione di progetto. Ma dobbiamo andare a vedere se l'insieme è ordinato o no, cambierà la stringa a seconda di quanti scambi deve fare. Prendiamo il caso ottimo. Nel caso ottimo l'insieme è già ordinato e fa la scansione ma non fa nessuno scambio. Quindi alla fine noi ci troviamo 20-21 tolti 10-26 20-21 22 23 24, poi 20, 21, 22, 23 e basta. Cominciamo così e usiamo solo 3 frame che non sono occupati dalle variabili di display e dal codice. Quindi colpina proviamo a vedere il primo caso quando dobbiamo caricare 23, il primo caso di page fault dove dobbiamo far andare la torre. Qual è il 23 al posto da chi andrà? 23 20 viene utilizzato qua, 21 viene utilizzato qua, 22 verrà utilizzato qua, quindi va al posto di 22. Cosa succederebbe? Prendiamo all'inizio 20-21, qui
2:30 succederebbe un po' di 20:21, perché hanno fatto 20:21 se togliamo a capo quindi il discorso diventerà uguale perché il 25 viene acceduto molto spesso. Se Tomin che considera quello acceduto in un tempo più remoto nel futuro, ce ne sarà la terza che una volta che è entrato il 25 non l'ha schiodato più da lì, e l'ultima è sempre quella che cambia, quindi rimarrà 20 bloccato e l'ultima è quella che cambia. E il fatto che ci siano alternanze non dovrebbe cambiare molto la cosa, perché non fate altro che ripetere gli ultimi accessi. Chi era che voleva fare una domanda? Passaggio all'interazione di contento, volevo aggiungere la pagina 25. Scusa? Aggiunge la pagina 25. Sì, sì, in realtà. Qui sì, è vero, se c'è la 25 che in questo caso non viene mai acceduta, nell'altro viene acceduta la 25. Non dire che cambiava. Come cambiava? Cambia. Cioè, forse c'è un altro maestro, quindi 20:21 e poi qua c'è 20:25:21 20:25:21 ok. Quindi a questo punto 20:25:21 quindi a questo punto abbiamo 20:21 e 25, ok, e siamo all'inizio. Dopo abbiamo 21:22, a questo punto bisogna decidere cosa fare della 22. Dove la mettiamo? Allora, dipenderà da cosa succede in futuro per le prossime, i prossimi confronti. Se il prossimo confronto mi dà anch'esso risultato sfavorevole, cioè siamo nel caso di abbinamento completamente contrario, quindi il mouse tutte le volte gira inverti i dati, vuol dire che 25 non lascerà la memoria perché avrà acceduto prima del 20, quindi sarà il 20 ad essere cacciato fuori dalla memoria, non il 21, perché il 21 verrà riacceduto. Qui avremo 20, 21, 25, 22, perché cambia 21 il data di 1 con data di 2. Quindi il andrà al posto del 20. D'altronde di questi tre ne ha bisogno. Quando si tratterà di fare 22 contro 23, per lo stesso motivo il 23 avrà al posto del 21, e il 22 sarà seguito dopo. Quindi di fatto 5 sono giusti per non dovere avere Facebook anche all'interno di uno scambio. Da una base si è un caso pessimo.
l'interazione dopo non la fa, vuol dire che cambia, che questa parte viene saltata, quindi non viene assolutamente 5. Quindi vuol dire che uno degli altri frame può rimanere in memoria, potrebbe, se non ci sono scappi dopo, e quindi delle due si hanno page fault in meno, perché non vuol dire che non avviene il page fault quando quella pagina viene riacceduta, perché in questo caso c'è il page fault. Quindi questo è effettivamente peggio. Come in questi casi, questo è il tipico caso compatto, perché non tanto l'esercizio, il ragionamento sia particolarmente difficile, sia da raccontarci sopra, ma perché alla fine garantito non tornano in poche. A me venivano 34 page fault come mille, no, a me venivano 33, allora io ho sbagliato, io no. E questo è il panico tipico da esercizi di questo genere. E tipicamente chiunque è arrivato a fondo a un conto del genere, la somma finale la sbaglia, quindi non viene tenuta in considerazione. Io sono matematico, quindi ho fatto analisi 1, analisi 2, analisi 3, e mi ricordo in un compito d'analisi che era pesantissimo, c'era un integrale pure veramente tosche, arrivare in fondo tutto il procedimento corretto, l'ultimo passato proprio per mettere un numero alla fine che ci doveva essere 5. E comunque non influenza il voto, così non preoccupatevi, non influenzerà neanche il vostro. Ok? Prego. Prego. Quando si parla di un professore si intende tecnicato, si intende che sia un sistema a memoria condivisa, per cui non c'è costo nella spostare il processo di un processore all'altro. Quello che succede veramente è multicore e ci sono in prima, perché il sistema dual core non è che un processo deve sempre su un core e un processo deve sempre sull'altro. Sono, cioè lo scheduler che cerca il processo da eseguire, se gli scheduler perché possono venire caricato lo scheduler contemporaneamente sui due processori, a quel punto con meccanismi di programmazione concorrente vedono di non interferire, e uno che ci darà un processo e per l'altro. L'unica cosa che non può mai darsi è che lo stesso processo sia in esecuzione contemporanea su più processori. Anche qui devo fare una parentesi per quello che ho detto prima, perché in questa visione vediamo il processo come thread, come diciamo se fosse un thread del processore, lo stesso thread non può essere in esecuzione del processore, ma due thread dello stesso processo potrebbero essere. Allora quando parliamo di questo diagramma di Gantt utilizziamo il processo di accezione, il processo di thread. Quella è l'unica cosa che non può mai andare. Se invece nel testo c'è scritto esplicitamente, vuol dire che stiamo pensando a un sistema lustricato, cioè un sistema distribuito, o un processore che ha una memoria privata. Per cui spostare un processo da un processore all'altro diventa un costo, perché bisogna spostare e copiare dal suo disuso stato di memoria. Ok?
Allora, ecco, è normalmente possibile che si sia diventato unsafe. Allora, è certamente possibile che se dello stato unsafe una sequenza di allocazioni riporti dal sistema stato safe. Non è detto a priori che una sola di allocazione sia sufficiente, perché in ultima analisi tutti i processi di running su per la risorsa, lo stato è safe per definizione. Per l'unico caso che tu non possa sempre essere, facciamo qualcosa di scorretto, come diceva il vostro collega, quindi c'è qualcuno che ha il massimo credito più forte che è me, ma è vietato dalle regole del gioco. Quindi lo stato è sempre. Però potrebbero essere necessari più di una deallocazione. Perché per esempio uno può deallocare risorse, ma non essere sufficienti a soddisfare qualcuno, o almeno non sono certo che uno se lo basta. L'esercizio è 2 per 7 gennaio 2007. Per me l'esercizio gennaio. Stanno sempre un po' gli quadretti. Di solito la facciata del secondo foglio. Se avete degli esercizi che prevedono degli schemi, degli allineamenti, dei diagrammi di Gantt, sfruttate quel foglio che vi fa risultare più comodo, fare i conti e fare l'esercizio 2. È questo? Un sistema operativo, gestation, file system, basato sulle note, mantenere in memoria principale la tabella degli esercizi, non quello va a essere la dimensione di un quantifico K, mostrare il comportamento della dell'algoritmo della tensione. Inizialmente il blocco 0, al distante 0 vengono eseguiti concorrentemente i seguenti due processi. Allora, cosa bisogna fare con questo esercizio? Bisogna andare a vedere cosa fanno. Cioè, per aprire il test A, la prima cosa che chiede il processo più 1 è andare a cercare barra temp. Abbiamo detto che gli inoltre sono già in memoria, quindi bisogna andare a vedere. Qui c'è un'altra cosa che manca, è che si fa l'assunzione, diciamo, didattica, che sia un blocco per cilindro. Allora, per andare a cercare barra è nel blocco dati 3 e quindi
a questo punto bisogna leggere il blocco dati 3 e la testina parte per il blocco dati 3 e si sospende perché era nel blocco dati 0 per andare verso il cilindro 3 e se chiamiamo x il tempo che piega la risorsa di tutta la parte la scena per andare la testina per saltare il cilindro eravamo allo 0 dobbiamo andare a 3 l'esecuzione di questo processo riprenderà il tempo 3x però il processo 2 può partire deve andare a leggere e ci conta anche lui va a leggere la legge e quindi anche lui chiederà di accedere al cilindro 3 arriviamo al tempo 3x cosa succede al tempo 3x? Riparte per primo il processo più 1 il primo che ha fatto la richiesta il primo che avrà la risposta chiede A quindi A è anno 8 gli anni 8 mi ricordo di memoria dovrei aumentare molto dovrei stare in più grazie l'anno 8 è un file. Attenzione, questo è un punto critico. Quando la Open ha trovato la nota di tipo F, ha già fatto il suo dovere. Non va a cercare il blocco dati 15. Ha già finito perché la Open non ha bisogno di accedere ai dati. Quindi l'errore tipico che farebbe uno studente a questo punto dice ha fatto la open il blocco dati 15 quindi deve andare al blocco 15 no, fino a quando uno non fa la read il blocco 15 non interessa però siccome ha finito la open va a fare la write ok ed è questa che causa la richiesta del blocco 15 deve andare a scrivere il blocco quindi è già dentro la write e il processo più 1 lancia la richiesta per il blocco 15 e il tutto si ferma più 1 parte come il blocco 3 è stato può soddisfare anche l'altro processo parte e arriverà al tempo questa era 3 deve metterci 12 e quindi al tempo 15 arriverà al 12 15x perché non sappiamo quanto adesso andiamo a vedere il processo P2 aver trovato il blocco 8 quindi etc blocco 3 etc ho detto bene secondo me è soltanto 3 secondo me è soltanto un giro so anche perché ho guardato il blocco 8 invece che il blocco 3 è difficile fare così parlando quindi abbiamo oggetto il nastro un attimo che dobbiamo rifare per il tema perché ho guardato già un po' al posto del blocco 3 non ho una pendola quando lo fa sì, ha ragione c'è anche la pendola e quindi doveva andare doveva allocare un blocco in più e andare su un blocco allocato tra l'altro scusate qua il tempo era un blocco 3 temp item 3 è di tipo link e quindi va al blocco dati 31 quindi parte per il 31 la testina allora a questo punto
parte tua che apre ETC POF, quindi deve leggere ETC, ETC blocco Binary 1, blocco dati 20, quindi in coda ho 31, 20. Quindi adesso si risveglierà 31 in salita, 31 tempo e 31 X, 31 X e 31 G. E è in sospeso una richiesta 20. Quando arriviamo a tempo 31x, legge il blocco 31, cosiddetto local tempo, quindi richiede nuovamente il blocco 3, che deve tornare ad essere local, cioè root cioè blocco 3. Quindi ci ritroviamo con in coda 20 e 3, in difesa 20. Quindi da tempo 31 dobbiamo arrivare a tempo 40x perché scende di 9. Al tempo 40 ci ritroviamo sul blocco dove è il l'ho finito conf etc etc 20 siamo sul blocco 20 conf anno 20 e qua mi fermo, ho trovato conf legge 2000. Attenzione che legge 2000 nasconde due richieste perché i blocchi sono da finire 4, quindi vuol dire legge un blocco diciamo, che è quella la più cost dai nostri pensi no? Non vedo cost è la cost 20 ci sarà una richiesta da 14 quando soddisfatto la richiesta 14 fa la richiesta 19 e così via. È un po' scocciante, bisogna stare attenti. Ma vai, direttamente il disco. In questo caso sì. Lo so che in un sistema reale ci sarebbe una cache nel mezzo. Qui no. E tra l'altro in un sistema reale non ci credo che sta un po' più di blocco. Tra l'elenco che le due parti dialogano insieme. Le richieste sono piccoline per la più grande. Se uno leggesse i dati relativi all'intero cilindro, le cose sarebbero similari. Sì, succede qualcosa. La close no, qui non succede perché abbiamo gli anodi di memoria. Nel sistema reale la close la tornerebbe dai node. Qui non succede nulla perché abbiamo la stazione che le note di memoria. Per non dare anche tutti gli accessi alla tabella delle note. Nel sistema reale quando c'è un file dai node è attaccato in memoria e esteso con le informazioni di gestione, quindi viene chiamato monoso per la memoria. Al momento della chiusura viene dialogato un node che ok rimane sorpreso anche per voi non solo per me trovare la sequenza di file che non è.